Voci.fm, il sito delle voci. Dunque, ero a Cancun, in Messico, e ho voluto esagerare salendo sulla piramide. E stavo girando un film con Coppola. Io gli ho detto: Francis, non è il caso che io mi arrampi così, perché ho un fastidio, ho già una calcificazione. Mi ha fatto: Pino, doesn't matter, dai, go. De Niro era giù che aspettava, Al Pacino che dice: sbrigate, sbrigate. Io per sbrigarmi mi sono fatto male sul motorino come un cretino. Poi sapevi che dovevi venire qui, quindi un disabile ci sta bene, no? No, sono passati 38 giorni dall'operazione al tendine, per cui 30 giorni di gesso. Ma è che è medicina 33 questo oppure l'intervista? E poi adesso, meglio, adesso posso appoggiare e poi comincerò di nuovo a correre come tutti gli esseri umani. Però fino adesso comunque non ho smesso mai né di fare doppiaggio né di fare teatro. Allora raccontaci cosa stai facendo, doppiaggio, teatro, e poi ci parli di questo premio. Beh, doppiaggio tantissimo come sempre, però non posso parlare di quello che sto facendo, sennò ci arrestano, perché come dici Trono di Spade ti ammazzano, se tu dici Avengers ti uccidono, per cui posso dire che sto facendo tanto doppiaggio. Ma il film che ho fatto ultimamente, di cui sono fiero, è Green Book, Viggo Mortensen su Green Book, che è insomma un film meraviglioso. E teatro, sono in scena fra un po', ho altre 10 repliche con 12.000 persone al Teatro Rione a Roma dal 15 al 19 maggio, poi il Quirino con L'ultima notte di un condannato a morte di Victor Hugo, dove fortunatamente lui è offeso, distrutto, in carcere, per cui è perfetto. L'ho fatto apposta. Sì, mi sono fatto male apposta come De Niro, entro nella parte del personaggio. Teatro, parliamo anche di 58 sfumature di vino. 58 sfumature di vino, come sono 59, però non dimostro, vero? È vero, signori? E sì, tante cose, come al solito, trasversale, cercando di dare il meglio in tutto. Sono un buon artigiano, cerco di dare il meglio dappertutto e di fermarmi prima che la gente capisca se è vero che lo so fare o no. Ecco, quella è la regola principale. Senti, sei anche sempre su Radio 24, non è più Voice Anatomy ma è Voice Factor, giusto? Sì, sei tutto, perché non ti fai un'intervista da sola? Perché non mi faccio i fatti miei? No, tu sei preparata. Pensate che invece c'è stata un'intervista qualche poco tempo fa in Sicilia, che una giornalista mi fa alla fine: lo sai che hai una bella voce, tu secondo me dovresti fare doppiaggio. E gli ho detto, pensando che scherzasse, dico: beh sì, ci penserò a fare un po'. No, no, sono seria, dovresti farlo. Ho fatto: ma davvero tu non lo sai? Detto, e lì mi sono arrabbiato. Nel momento non si arrabbia mai, non devi arrabbiarti, però ormai basta un click per far finta di sapere tutto di una persona che hai di fronte, e allora quelle sono cose meno preparate. Ma tu sei oltremodo preparata. Mia moglie... Ma io sono anche di Voci.fm. Sai a che punto è la gravidanza di mia moglie? Non lo sai? Mi occupo di voci. Siamo bene, abbiamo una gravidanza importante al sesto mese. Non è il mio, non è mio. Cosa significa per te questo premio dei Tulipani di Seta Nera? Beh, sai, i premi sono sempre ben accetti, anche se tante volte si prendono un po' sotto gamba. E il premio non è perché il premio è più importante o meno importante, è una sublimazione di un momento importante della tua vita, ed è giusto non perdere il valore di quella cosa, non farglielo perdere mai, anche da parte di chi lo presenta, di chi te lo dà. Non ci sono premi di serie A o di serie B, un premio è importante, è vero che l'Italia è il paese dei premi, però è bello, è un riconoscimento, spero sempre di non prenderlo alla carriera. Porta male, dico. No, quello no, però insomma abbiamo ancora qualcosa da dire. Boom, infarto. No, no, no. Però non me l'hai spiegato il cambiamento da Voice Anatomy a Voice Factor. Perché dopo tre stagioni di Voice Anatomy, dove noi, lo sapete perfettamente, insomma chi la segue, la decisione che ha aperto un panorama importante sull'importanza della voce, che è l'elemento di comunicazione più importante al mondo. E Voice Factor perché abbiamo dato anche un profilo artistico per i ragazzi, attori, attrici, giovani che vengono da tutta Italia, che vogliono avere, entrare dalla porta principale del mondo del doppiaggio, perché se lì è un mondo meritocratico dove se non sei bravo non puoi entrare. E allora questa possibilità collegata con le case di distribuzione più importanti hanno dato la possibilità a due ragazzi, sei, tre uomini e tre donne, di poter partecipare al doppiaggio di un film a fine stagione. Per cui Voice Factor un po' insomma una sorta di gioco su X Factor, sui contest, perché non è... E allora abbiamo cambiato per dare una rispolveratina, ma è una costola, è ancora Voice Anatomy e lì insomma. Grazie da Voci.fm. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm gratis su App Store e Google Play.